Bene ragazzi, allora qui oggi, anche se c'è un bel sole, il cielo limpido, ma non avete idea che vento freddo che viene dalla montagna, vuole anche nevicare nei prossimi giorni e quindi ho dovuto mettermi tanto di giaccone nonostante stia al sole, perché se fosse all'ombra allora sarebbe proprio un disastro. Nel frattempo ho liberato anche qua nel Copac Scorpion Junior e Caragbay, ogni tanto li vedrete a sfrecciare, sperando che non portino cani a passeggio qui nella strada, se non si avventeranno sulla recinzione faranno un macello. Ma ho voluto approfittarmene di questa ora che vi dedico da lasciarli liberi in tutto il Copac a fare un po' di corse. Adesso non so dove sono andati, sono qua dietro. Bene, ho visto che vi state già avvicinando e oggi vi voglio raccontare la seconda parte, non so se sia l'ultima, comunque la seconda parte, ciao Franco, Savino, eccetera. Vedo che vi avvicinate, però vi saluto, poi come faccio gli altri giorni rispondo poi eventuali vostri commenti più tardi quando finisce la diretta, perché vorrei raccontarvi un po' nei dettagli la seconda parte di questo mio primo viaggio in Turkmenistan, perché in realtà di viaggi in Turkmenistan ne ho fatti due, perché il primo ero riuscito a raccogliere delle documentazioni, ma quella che interessava più a me dei cani aborigeni, dei pastori nomadi del deserto, capii ben presto che avevo bisogno di organizzarmi molto meglio, perché visitare il Turkmenistan non era come visitare qualsiasi altro stato europeo, anche americano, africano, dove ero stato parecchie volte in India, non il Turkmenistan, l'Asia centrale in generale, ma il Turkmenistan in particolare. Mi accorsi ben presto che era una situazione molto, appunto, molto particolare. Quindi, se avete sentito il racconto di ieri, sono arrivato più o meno al fatto che questo si era tenuto i miei soldi, mi ha promesso di venire con una Jeep e poi non si era presentato, ma io non feci grosse discussioni e abbonai questi soldi. Allora, in quell'occasione, non mi ricordo più se il giorno dopo, poche ore dopo, siccome ero un po' che io dicevo voglio incontrare Farida Bulkinova, perché è questa esperta di Alabai conosciuta da tutti, non me ne torno sicuramente indietro senza averla conosciuta, sento che tante persone la indicano come una delle più grandi esperte al mondo del pastore dell'Asia centrale. Allora loro avevano sempre nicchiato, a volte si mettevano a ridere, e io parlavo dicendo questa cosa in inglese Abdullah ripeteva questa cosa nella lingua turmena, ogni volta che sentivano nominare Farida Bulkinova, insomma c'era una risata in generale. Ma allora quel giorno ebbi motivo di, loro fecero un po' di telefonate, ebbi motivo di incontrare Farida e capì tutta una serie di cose. C'è ancora un dettaglio che poi loro a un certo punto mi dissero, questo è tipico dei medio asiatici, se vuoi incontrare Farida Bulkinova lei vuole 50 euro. E diceva, se vuole 50 euro, cioè, siccome la consideravo un'esperta, diedi 50 euro. Però li diedi a loro, a queste persone che mi accompagnavano. Poi uscì di lì e dissi, loro mi dissero, però mi raccomando non dire a nessuno che gli hai dato 50 euro. A me la cosa mi sembrava un po' strana. Poi scrissi nell'articolo questo dettaglio, mi chiamarono, cioè, dicendo no, togli questa cosa. Cioè, in poche parole, questi 50 euro si erano messi in tasca loro, credo che a Farida non fosse andato nulla in tasca. Comunque lei è una signora molto gentile, anziana, e viveva in una casa popolare che c'era lì nella periferia di Ashgabat, e aveva un cortiletto che sarà stato 30 metri quadri, dove lì dentro c'era una femmina assolutamente innocua, avrà avuto 7-8 anni, molto confidente con tutto. Farida Bulkinova è sempre stata di una... vi ringrazio dei complimenti, ma poi vi risponderò a tutti, però adesso voglio andare avanti, grazie che mi seguite. E,
Comunque era una signora, sempre stata una signora bella robusta, vidi foto quando era giovane, era proprio un peso massimo, e la femmina era, che aveva di pastore dell'Asia, era più o meno uguale. E lei, ricordo che io feci un po' di domande, lei mi diede alcune spiegazioni, ripeto per l'ennesima volta, una signora molto disponibile, mi regalò alcune fotografie quando lei era andata nel deserto, perché loro gli dissero che io ero specialmente interessato a studiare i cani aborigeni. Poi mi parlò un po' della morfologia del pastore dell'Asia. Mi spiegò lei stessa di ciò che volevano i russi e gli occidentali dal pastore dell'Asia, che non combaciava per nulla con ciò che era l'autentico pastore dell'Asia centrale. Mi spiegò anche che però era merito dei russi se questo cane era stato conosciuto, che se no sarebbe rimasto un cane semplicemente di pastori e non avrebbe avuto sto sviluppo, e credo che sia vero. E poi, spiegandomi alcuni dettagli, a un certo punto si inciampò di un particolare che io iniziai a dubitare un po' della sua competenza, ma non come esperta della morfologia, poiché i pastori non si sono mai preoccupati di questo, non me ne occupai mai. Vidi, penso di essere in Europa quello che ha visto, sì, ma non penso, sono in Europa quello che ha visto più pastori dell'Asia centrale, in tutta l'Asia centrale e stati confinanti. Ho allevato un numero di cuccioli veramente molto elevato, supera ormai da anni 2000, ho avuto cani di tutti i tipi. All'inizio, quando c'erano i primi allevatori, mi chiesero di aiutare ad andare a testare il carattere, eccetera. Quindi, cioè, avevo ben idea cos'era un pastore dell'Asia centrale, ho ben idea cosa sono i cani da esposizione, cosa sono i cani da lavoro. Però, siccome vidi molte cose che dicevano no, non deve essere così, e li vidi invece in Asia centrale, insomma, ho un po' la mia idea, ed è il pregio dell'Asia centrale, molte cose che invece oggi vengono considerate come difetto, mi fa ridere, ma nonostante le considerano quelli che si reputano non solo esperti, ma giudici, ad esempio, della razza. Cioè, poi vi racconterò in Kirghizistan e altri posti quanti accoppiamenti, incroci spontanei hanno i cani dei pastori con i lupi. E quindi pensare, ad esempio, che gli occhi gialli, che sono un aspetto di un fascino incredibile, che io ricerco come gli occhi bicolore nei miei cani aborigeni, insomma, sono solo un difetto per quelli che forse non hanno mai incontrato cani da lavoro, non hanno mai incontrato i pastori, non hanno mai... Li hanno incontrati, come vi ho detto altre volte, lì nei capannoni, nelle gabbie, con quelli che misurano i cani, che hanno tutte queste teorie. A un certo punto, durante alcune spiegazioni che mi dava Farida Bulkinova, io vedevo che i due che mi avevano accompagnato, ogni tanto sorridevano un po', però sono molto rispettosi nei confronti del sesso femminile, per quanto invece si possa immaginare. Hanno delle regole ben precise imposte da una religione musulmana ferrea, credo che Tagikistan e Turkmenistan siano quelli che la applicano di più in assoluto, dell'Asia centrale, escluso l'Iran, però lì è ancora un altro discorso, però degli stati considerati proprio geograficamente Asia centrale, che l'Iran è escluso, non geograficamente, politicamente adesso è escluso, e credo che i turmeni e i tagiki fossero e siano tuttora i più fondamentalisti. Però nonostante tutto, nei confronti delle persone anziane, nei confronti anche delle donne ospiti, sono veramente molto accorti. Quindi sogghignavano ogni tanto, poi a un certo punto Farida inciampò in un dettaglio che forse sarebbe stato un dettaglio irrilevante per persone che non avessero, che avessero studiato la morfologia, si fossero occupati di linee di sangue, di campionati, di bellezza, eccetera, ma non poteva sfuggire a me. Ti ringrazio Nicola, non poteva sfuggire a me che mi sono sempre occupati di cani da lavoro. A un certo punto Farida disse, io gli feci una domanda ben precisa, gli disse: ma se è vero che il pastore dell'Asia centrale è un cane molto antico e che si sono trovati dei resti qui in Asia centrale da più di 6.000 anni, qual è la relazione fra il lupo, che se noi lo guardiamo in faccia, guardiamo il muso e il labbro è netto, non ha nessun ripiego, poi noi troviamo adesso
nel pastore dell'Asia centrale moderno c'è questo labbro pendente da una parte che a volte in quelli esageratamente grossa sembra la grondaia di sfogo delle bave che scendono come fossero San Bernardi. E io non avevo ancora, a dire la verità, visto i cani aborigeni che non hanno questa cosa, perché non mi era stato permesso andare. Poi lo incontrai i primi giorni quando ero ad Asgabad e ne avevo visti qualcuno fra i cani che mi avevano fatto incontrare, ce li avevano, altri no. Dissi, ma cioè, qual è la relazione? Non riesco a capire questa cosa. E nello stesso tempo gli chiesi anche come mai, domanda che ripetei molte volte, alcuni avevano la palpebra abbassata, cosa che il lupo non ha. Allora, sulla palpebra abbassata lei mi disse spudoratamente subito che era frutto di incroci che avevano fatto i russi e che successivamente hanno fatto anche dopo altri che commercializzavano i cani di questa linea di sangue russa con dei molossi come San Bernardo, l'alano danese, il mastiff, perché non è immaginabile che un cane che vivesse in montagna, nel vento, con la sabbia che si alzava del deserto, potesse sopravvivere con questi occhi che scendevano. Addirittura, e io sono d'accordo, molti dicono che le linee di sangue più antiche, parlo del deserto perché non tutta l'Asia centrale è fatta di deserto, si autoselezionarono nel tempo, ma nel tempo vuol dire secoli, addirittura con gli occhi molto fessurati. Quindi anche una stupidaggine, questo è l'occhio autentico del pastore dell'Asia centrale, ma sarebbe come dire questo è l'occhio autentico del cane europeo. Ma quante razze ci sono in Europa? Di conseguenza, come possiamo mettere a confronto il bracco italiano col bracco tedesco, con altre cose? Se parlassimo così sarebbe il bracco europeo, come in realtà noi abbiamo imparato a chiamare, e nello stesso tempo è stato riconosciuto dalla Federazione Internazionale, il pastore dell'Asia centrale. Quindi questi dettagli morfologici su questo cane sono veramente una cretinata. Si è voluto standardizzare a tutti i costi un cane per crearne dei campionati, per dare un potere ai giudici quando danno i giudizi e indurre magari la gente, se vogliono vincere, ad acquistare questi cani in determinati allevamenti. Posso capire tutto il discorso commerciale, ma non ne ho mai trovato e non ne troverò mai un legame con l'aspetto appunto pratico, etologico, zoologico, eccetera, assolutamente. E comunque lei mi disse, gli occhi era una conseguenza dei molossi. Dici scusi, ma e questo labbro pendente? Dice, no, quello invece è molto importante che i pastori dell'Asia centrale da lavoro abbiano. E dice, specialmente questi qui che i turmeni hanno imparato a far combattere fra loro. Allora io ascoltavo volentieri e dissi, sì, ma perché? Perché io chiedo sempre perché. Mi ricordo solo 4-5 giorni fa è stato il centenario del compleanno di Giovanni Agnelli e hanno intervistato Elkan, che appunto è oggi il presidente, mi pare, del gruppo Agnelli, insomma, non so, parlava di una nuova società che hanno costruito, e diceva che il primo insegnamento che gli diede Gianni Agnelli a suo nipote quando lo assunse giovane per fargli fare tutto il percorso, che credo che abbia avuto un notevole risultato perché è un ragazzo giovane, molto intelligente, diceva, tu devi sempre fare domande. Io sono arrivato fino a questo punto facendo domande, tante domande. Allora io, che in cinofilia, sono andato avanti facendo domande. Ecco perché capisco le persone che mi scrivono le domande. Sono solo io che ho messo la regola che rispondo solo ai miei clienti e ai miei studenti a percorso completo, perché con una domanda senza percorso non serve. Poi devo dare un privilegio a chi mi segue in concreto, tanto per capirci contribuisce anche economicamente alla mia evoluzione cinofila, perché se no non ci sarebbe senso fra quelli che sono semplicemente i miei follower e quelli che mi seguono, aderiscono, acquistano i miei corsi, partecipano alle mie iniziative, acquistano i miei cani, eccetera. Però le domande io le apprezzo sempre sotto quel profilo. Io gli feci questa domanda, sì, ma perché quei cani dovrebbero avere questa cosa? E lì inciampò Farida Bulkinova, e non è che scese la mia stima, ma iniziai ad avere dei dubbi che lei potesse darmi dei ragguagli interessanti per ciò che io cercavo sul cane lavoro. Mi rispose, perché
quando i cani afferrano ad esempio un altro cane e lei si sbilanciò un po' troppo e disse il lupo, che poi lì sarebbe già stata una stupidaggine colossale, per non mollare la presa, hanno bisogno che da questo spazio passi l'aria per respirare. Allora, in quel momento io vidi i due che mi avevano accompagnato, Abdullah e quest'altro, che era quello che mi ha aiutato poi molto a entrare negli ambienti, diciamo, più misteriosi di Ashgabat, ambienti non facili da entrare perché, insomma, sono ambienti un po' particolari, che a quel punto non ce la fecero più, iniziarono a sorridere e io anche mi misi in modo contenuto a sorridere, anche perché non volevo fare brutta figura. E niente, di lì capii che era una bravissima donna, poi altre cose me le spiegarono loro, molto gentile, sono molto contento di averla conosciuta perché mi ha fatto un'ottima impressione, credo fosse realmente una grande esperta di morfologia più che di Alabai turmeno, quello aborigeno, di questo un po' Alabai mistificato poi nelle varie selezioni russe, perché poi con loro capii tutto il percorso, cioè diciamo quando un cane loro lo selezionano, poi cosa prendono che interessa loro, a chi mandano ciò che non interessa, dove vanno, il giro che fanno. Ecco perché quando sento in Italia persone che si vantano di avere certe linee di sangue, io non sono scorretto come molti altri che vanno e insinuano sentenze sulla pagina di altri. No, io la mia pagina, i miei seguaci non mi avrete mai visto a andare a commentare, a smentire, non partecipo a nessun gruppo e tutto, perché, ma mi viene un po' da ridere che parlano di linee di sangue come fosse chissà che cosa proveniente da certi allevatori, che poi in retroscena sono abbastanza curiosi, io li conosco nei dettagli proprio perché partendo dalle origini in Asia centrale, facendo sempre tutti i percorsi dall'inizio alla fine, conosco un po' tutto quello che c'è dietro. Però nello stesso tempo, cioè, credo che sia un'attività sana quella di incontrarsi, vantarsi dell'estetica dei propri cani, misurarli, vincere le coppe perché uno ha il naso più diritto, più storto, le gambe e questo, gli altri che vanno a toccargli le palle, li mettono i denti e vivere, no? Però dopo, quando lui torna a casa, dovreste vedere cosa fa, eccetera. Perché tutto sommato è un po' come quelli che vanno a giocare a bocce piuttosto che a giocare a biliardo, altri, questi hanno questa passione che io rispetto, dovrebbero solo rispettare anche loro le persone che sono contrarie a tutte queste cose e si dedicano a una cinofilia più concreta che possa, come dire, essere applicata nel lavoro di tutti i giorni. E mi mise a ridere perché lo può capire chiunque, c'è il naso per cosa l'ha fatto la natura, cioè qualsiasi, allora il lupo quando prende la pecora, ma a volte prende l'asino, tanti, cavalli, animali e non molla più, quindi il lupo muore asfissiato perché non riesce più a respirare, e il naso, allora chiunque di noi chiude la bocca può respirare, ma tutti i mammiferi con il naso inspirare ed espirare, e quindi capì in quel momento che lei si era inciampata, era andata un po' oltre delle sue competenze e quindi diedi una dimensione alla sua cultura. Quando poi uscimmo di lì e lei mi diede delle fotografie che io conservo ancora, ma ho dei ricordi molto positivi nei confronti di quella signora, perché tutto quello che mi diede non me lo diede con con prepotenza, la stessa prepotenza che invece vantano persone che dicono che l'hanno conosciuta e trasferiscono dei concetti che non so tanto se sia veramente lei che li abbia trasferiti, ma nello stesso tempo poi vogliono fare i maestri di quella che è la morfologia dell'Asia centrale, tanto come vi ho detto altre volte bisogna andare in Asia centrale, bisogna ripercorrere un po' tutta la strada e il punto di riferimento non deve essere quello che è stato fatto in laboratorio / allevamento per creare dei bamboccioni facilmente commercializzabili, anche se lo fanno ormai da tempo i turmeni stessi, perché quello che sono disposti a pagare i russi e gli europei quei cani, loro ci mettono forse un anno a guadagnarlo di stipendio. Però andando a ricercare un po' la verità sulla morfologia, bisognerebbe studiarla da chi li allevano per tradizione in famiglia da tantissimo tempo. Quindi posso dire quelli cani non mi piacciono, posso dire mi piacciono più gli altri, ma dire quelli sono bastardi, non sono originali,
originali, gli originali sono miei, perché c'è un pedigree, insomma, il pastore dell'Asia centrale ha minimo 6.000 anni, certificati tramite studi di ricercatori, eccetera, però sicuramente ne ha ancora molti di più, perché si pensa che siano 12.000 anni che l'uomo abbia capito che il cane poteva essere utile nel suo lavoro della pastorizia, appunto, da quelle parti, che si immagina e si legge ovunque che è stato il primo posto che l'uomo ha iniziato ad allevare gli animali e come dire, ridurre più l'attività di caccia. E quindi niente, quando uscimmo, allora questi qui, più che questi qui, Abdullah che parlava inglese, scusa, ma perché ridevi, eccetera, gli dicevo, perché ridevate voi, eccetera, e loro continuavano a ridere. Allora a un certo punto mi hanno detto, allora guarda, ti diciamo una cosa, premesso che noi abbiamo rispetto molto per questa signora, e mi hanno sottolineato, non turmena, lei veniva dallo stato ceceno e si era trasferita lì nel periodo di Unione Sovietica, credo sposando un turmeno, ma non sono sicuro, questo dettaglio non me lo ricordo. Dice, grazie a lei sono arrivate persone a conoscere i cani turmeni, eccetera, perché so che lei ha la possibilità di uscire più facilmente dal Turmenistan di noi, perché lei penso che avesse mantenuto la residenza ancora in Cecenia e quindi aveva più possibilità di entrare e uscire, poi conosceva più il russo di altri, sicuramente più dei pastori. Però tu devi partire da questo presupposto che poi ebbi modo di vedere io con i miei occhi, che noi abbiamo grande rispetto per le donne, ma non è che le donne possono parlare di cani con noi, nel senso che la cinofilia qui in Turmenistan, e poi mi accorsi che è vero, è unicamente una passione di noi uomini. Infatti loro, cioè tutte le volte che io andai a casa di queste persone, le mogli non le vidi mai, loro, cioè, mi ricordo che tutte le volte che magari ci trovavamo in qualche di questi incontri, mia moglie era abituata ad allungare la mano e loro ritraevano la mano, i più educati davano il gomito. Mi ricordo adesso che siamo col coronavirus, perché loro una mano a una donna non la possono toccare nel modo più assoluto, a meno che non sia anziana, che allora la possono soccorrere, possono fare quello, ma assolutamente. Ma poi vi racconterò poi fra un paio di viaggi nei villaggi tipo Nohur ai confini con l'Iran come si devono comportare le donne, questo ve lo racconterò. E dice, quindi è venuto qua Scorpio Junior a trovarmi, fatti vedere. E quindi mi dissero, quindi è impossibile che sia passata la cultura, una determinata cultura nei confronti di questa donna, questa è una cultura che lei ha acquisito più dai russi, perché è quasi impossibile che lei possa essere invitata a una di queste riunioni. In realtà è vero, perché quando io andai in due o tre di queste riunioni con gli allevatori e quelli che portavano lì per far combattere i cani, eccetera, la prima clausola era puoi venire, ma tua moglie deve stare in albergo. Non ha mai consentito minimamente che lei avesse accesso a queste cose. Mi fu sempre chiesto se era possibile che io mangiavo magari con la guida, dopodiché se dovevamo fare una riunione eravamo fra di noi, eccetera. E quindi disse, ciò che lei ti ha detto è un po' quello che dicono i russi, la cultura turmena è un po' diversa. E mi sottolinearono di nuovo, ma lei non è turmena, non è una moglie come le nostre mogli che si occupano di dar da mangiare ai cani a volte e magari hanno sentito certi discorsi. È un po' difficile che questo sia accaduto. Teniamo presente che i cani, come in molti paesi musulmani in Turmenistan, come dire, c'è già qualcuno che ha la passione dei cani, i pastori li utilizzano molto volentieri, ma non è l'animale proprio più gradito dai musulmani, e sempre nella regione musulmana non è sicuramente la donna alla quale gli vengono dati incarichi e trasferite determinate culture. Questo era solo per fare una chiarezza, che ci tengo che sia registrata questa cosa, perché è l'assoluta verità. Risottolineo per la millesima volta che lei ebbe con me la massima della gentilezza e conservo con caro ricordo le fotografie che mi diede, e quindi è stato un incontro assolutamente gradito da parte mia, e che mi servì di più come pubblicità per dire anch'io ho incontrato Farida Bulkinova più che tutta la cultura che dopo mi arrivò sul cane da lavoro, perché lei non era un'esperta di cani da lavoro, e credo che accadde poche volte che riuscì ad andare nei deserti
deserti per incontrare appunto i pastori nomadi con i loro cani aborigeni. Allora, finito questo incontro, loro a quel punto mi dissero: dunque, adesso tu volevi incontrare Farida Bulkinova, noi te l'abbiamo fatta incontrare. E nel frattempo erano parecchi giorni che noi eravamo insieme, io mi ero già incazzato nero e mi lamentavo ogni giorno perché non potevo far questo, perché non mi potevo far quello. Loro, per non incazzarsi, ridevano perché non sapevano come prendermi, mi avrebbero voluto sotterrare, ma allo stesso tempo io rivendicavo sempre il fatto che avevo pagato un sacco di soldi e alla fine oggi non avevo cosa volevo. Loro non possibilitati di fare questa cosa, allora mi dissero: guarda, purtroppo questo viaggio noi non possiamo fare niente, perché tu non disponi i permessi per poter andare nel deserto, per poter andare in tanti posti che noi conosciamo. E poi loro sono proprio lì: questa volta ci siamo conosciuti, la prossima volta vedremo di organizzare meglio. Dice: sì, io spero un sacco di soldi, vengo un'altra volta ancora. E poi infatti lo feci e i contatti poi continuarono nel tempo. Poi mi dicevano: devi stare almeno un mese qua con noi, due mesi con noi, ma per me non era così possibile. Anche la volta che andai, la seconda volta, di tempo me ne fecero perdere, perché proprio nella loro politica: noi ottimizziamo tutti, là non è così, ci si incontra a un'ora, arrivano già un'ora in ritardo, si sta ancora un'ora a prendere il tè, dopodiché si fa uno spostamento, sicuramente ci sono dei guai, le automobili che non funzionano, si arriva laggiù, anche quello non c'è, quando si arriva a destinazione si beve il tè, dopodiché, quindi per ottenere tre o quattro buone informazioni, a volte passavo una giornata, che fosse stato per me ne avrei ottenuti migliaia, però è ciò che io, il prezzo che ho dovuto pagare oltre i soldi in Asia Centrale per portare poi a casa quello che mi serviva. E loro mi dissero: guarda, una cosa che noi possiamo fare realmente per te è cercare di far avvicinare l'itinerario che farai nei prossimi giorni, perché io avevo l'autorizzazione di partire da Ashgabat, come vi ho detto, fare Tejen, che era un posto molto importante per i cani in Asia Centrale, era, lo è tuttora, ed è il motivo che io a volte chiamo le mie femmine Tejen, Mari, che si scrive proprio Mari, a volte chiamo le mie femmine Mari e dicono: ma che cazzo di nome gli dà questo qui? Però Mari è un'altra cittadina turmena, se andate a vedere nel Karakum Desert la trovate, dove c'è veramente tanti, sono tante greggi eccetera. Solo che il percorso che era previsto, che io potevo fare, la stessa cosa mi accadde poi in Tibet, con i permessi governativi, che io dovevo partire, potevo dormire una notte quanto era previsto eccetera a Tejen, poi dormirne ancora un'altra magari a... Sono un po' preso dal panico perché sta passando uno con un cane e spero che i due che ho liberato non mi creano problemi, perché sono terribili tutti e due. E niente, di conseguenza poi sarei arrivato a Turmenabad, dove era quel posto, come dire, che io avrei poi passato il confine, non immaginandomi cosa significava passare il confine per due europei dal Turkmenistan al Tagik, all'Uzbekistan. Faccio attenzione sperando che non saltino. No, sembra che non vogliano saltare. E quindi in linea di massima non avevo la più pallida, scusate, li tengo d'occhio perché sono una coppia mica da ridere, comunque dovrebbe andare tutto bene. E dicevo, di conseguenza avevo il permesso di venire in queste, di andare in queste città, come ebbi modo di fare, e loro mi dissero: tutto quello che possiamo fare per te, siccome sei già così incazzato con noi, ma poi loro sono anche simpatici, io continuavo a pagarli le cene laggiù dove c'erano queste yurte dove si poteva mangiare e queste cose, dice: e questo, cerchiamo di far venire più persone possibili in quelle città, magari qualche pastore. Allora mantennero un 10% delle promesse, ma intanto loro contavano che passavano i giorni, io pian piano mi sarei avvicinato alla frontiera dell'Uzbekistan e loro si sarebbero liberati di questo rompiballe, che immaginavano che io fossi un turista di quelli che volevano, mi proponevano di andare a vedere scavi archeologici, di andare a vedere tante cose. Io dicevo: no, io voglio solo vedere cani, io voglio shepherd dog, I want to meet shepherd dog, shepherd, aboriginal shepherd dog. Gli ripetevo sempre la stessa cosa, dice: guarda, quello che possiamo fare è che man mano che facciamo queste tappe proviamo a far venire. E l'impegno ci fu, infatti mi fecero incontrare
parecchie persone che scesero, cioè si spostarono loro dal deserto a venire in quelle città. Io non riuscii a fare queste cose, mi fecero vedere un po' di cani, vidi pochissimi cani con le greggi come volevo vedere io, a lavorare con le greggi, però in compenso impiegai tutto questo tempo ad assorbire proprio sta cultura. A chiunque allevasse un cane, a chiunque volesse avesse a che fare coi cani, io facevo 8000 domande, e prima che arrivò il momento di entrare in Uzbekistan riuscii a mettere insieme tante informazioni che poi scrissi poi il mio primo libro dedicato ai cani aborigeni del Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan. Però è ovvio che la maggior parte delle informazioni le raccolsi poi nel mio secondo viaggio, quando stetti con Abdullah più di 10 giorni nel deserto del Karakum. E quindi niente, ebbi modo di incontrare tutti anche degli allevatori di cani che vendevano cani. Là il discorso cani da guardia c'era già un po', però cercavano di far cani non molto da guardia. Quando c'erano, venivano chiusi in qualche serraglio piuttosto che in qualche proprietà di qualche benestante, ma non ce n'erano molti. C'erano molti cani da gregge, e specialmente anche in queste cittadine tutte le domeniche facevano scontrare i cani fra loro, quindi ciò che interessava più a loro era farmi vedere dei cani che avevano vinto degli incontri, che erano i più famosi, che erano figli di questo eccetera, ma non tanto i cani da gregge che interessava a me. Per tanti motivi i più svariati, fu comunque già anche questo viaggio, prima di arrivare alla frontiera turmena, un viaggio interessantissimo. Ad esempio, un pastore mi raccontò come nel Karakum Desert un predatore del quale se ne parla poco, che il varano, riusciva a venire a prendersi a volte le pecore e i cani non avevano il coraggio di attaccarlo. In realtà il varano che c'è nel Karakum Desert, che è in via di estinzione perché i pastori hanno cercato sempre di ammazzarne il più possibile, e non dico lungo come un coccodrillo, ma quasi, e viene, si prende le pecore e se le porta via. I cani hanno ben poco a che fare. Mi spiegarono come i cani non si vogliono scontrare contro le iene, per forti che siano, hanno veramente timore delle iene. Le iene, quando arrivano in branco, fanno dei disastri. Mi raccontarono ad esempio come i pastori a un certo punto erano presi talmente dallo sconforto che non riuscivano più a pararsi dei lupi. Ecco, di nuovo una coincidenza di quelli che dicono: no, ma il mio cane uccide un lupo, io ho visto il mio cane che combatte col lupo. I turmeni dissero: nonostante noi abbiamo sempre fatto il possibile di selezionare, si sono selezionati anche grazie alla natura questi cani veramente eccellenti, superiori, loro dicevano, a tutte le razze, per tenere lontani i predatori dalle greggi. Abbiamo avuto dei periodi che avevamo così tanti lupi che non sapevamo più come fare. E uno raccontò appunto del padre che iniziò a dire: secondo me, solo per dire la necessità a volte cosa porta, sono solo le preghiere che ci possono salvare da questa cosa. Allora iniziò un periodo che i cani diminuirono presso le greggi e molti iniziarono a studiare il Corano e a pregare tutte le notti che Allah riuscisse in qualche modo a preservarli da questo. Poi io non sono di nessuna religione, furono loro a dirmi che però questo fu un periodo limitato, poi ripresero i cani perché solo le preghiere Allah non bastavano e ritornarono di nuovo ai sistemi tradizionali. Tutte le ferite che i cani si facevano, specialmente fra loro, non c'erano medicinali, quindi loro col tè verde non erano, come dire, cercavano di curare i loro cani. Però era il periodo che io ero molto esaltato sul fatto che il vero pastore dell'Asia centrale dice una bugia, dovesse avere orecchie tagliate con la tagliata. Andai alla ricerca di, non lo vidi mai a far dal vero, alla ricerca di quelli che mi dicevano che in realtà usavano dei sistemi particolari i pastori per tagliare le orecchie ai cani. Cioè, raccolsi veramente tanta documentazione, fotografie, e mi fecero vedere. Allora, tanto per concludere, perché io andai, adesso non so bene che ore sono, perché ho detto tanto per concludere, però devo vedere, no, in realtà non è.
non è ora di concludere, sono loro che mi fanno, sì, fatti vedere tu, questa si mangia, fatti vedere qui, fatti vedere, voglio che ti vedano, no, non ti avvisi, che questa prende merli al volo, gazze, tutto, è una cosa veramente incredibile. Adesso c'è un pezzo di pane qui e mi martorieranno, adesso buttami in terra questo. Quindi in linea di massima raccolsi tante documentazioni, ma quali furono in realtà gli aspetti più curiosi che io iniziai a meditare e quali, possiamo dire, verità utili portai a casa dal tournista? Beh, innanzitutto una cosa importantissima, che Alabai, ma l'ho già detto altre volte, era un nome che i pastori davano ai cani quando erano di mille colori. Quindi voi rendetevi conto che spesso mi vedo scritto Alabai originali bianchi. Ma no, Alabai originali bianchi, com'è possibile? Sarebbe come in Italia dire cani multicolori solo di un colore. Quindi iniziai a mettere insieme fra le stupidaggini che sentivo dire, guardate che bello, è qui vicino a me, che mi fa la guardia, meno male che non sono scavalcati prima che c'era quello, perché tra tutti e due si caricano talmente di adrenalina, invece qua c'è l'altra, Caragbaia, sono due terribili, non so se è più terribile più lui di lei. Quindi in linea di massima quello fu una cosa che mi interessò molto, no? Vedere le assurdità che venivano esternate su razze di cani solo perché qui erano sconosciuti. È ovvio che è facile in Italia fare i maestri del pastore dell'Asia centrale, come anche del pastore del Caucaso, del Kankan, imparando sui filmati, ma poi se uno va direttamente si rende conto quante cretinate. Vedo che ci sono degli allevamenti oggi in Europa, che pure dei club che si chiamano Club Alabai e fanno vedere cani bianchi, cioè sarebbe come dire abbiamo fatto un club dei pelati come sono io e come immagine ci fosse uno con i capelli lunghi fino al fondo. Quindi cioè veramente si è data tanta importanza a certi particolari, no? Che poi sono un po' i parametri che hanno imposto morfologici per vincere le esposizioni, si fa un parlare da anni e a volte non si conoscono proprio le basi. Quindi la prima cosa è già il nome. Seconda cosa, il fatto della purezza della razza. Questi manco sapevano cos'era la purezza della razza, cioè lo sapevano fra i cani che loro commercializzavano all'interno delle gabbie, che però poi dovevano spesso rinsanguare con cani del deserto, con cani di pastori domani, dove lì la purezza non c'era. Cioè c'era nel senso che erano cani che da tanti anni erano in quel posto, ma non era certificata. Qualsiasi meticcio, in qualsiasi modo, compreso ibrido coi lupi, si fosse verificato più dominante di altri maschi, copriva le femmine e i pastori ben contenti di tenersi quei soggetti che risultavano positivi e proficui per la tutela del bestiame, ed erano poi gli stessi che magari avendo una temperamento molto elevato venivano presi da quelle delle città, cioè specialmente Asgabat e Turmenabad, per rinsanguare i loro cani che poi spedivano per il mondo come pure Alabai facendo. Altra verità, quelli che dicono mi sono fatto arrivare un cane dal Turmenistan, ma dove? Che il cane del Turmenistan, il vero, quello che voi chiamate Alabai, è un cane che appartiene a un patrimonio di Stato dove se qualcuno lo fa uscire, cioè, ufficialmente possono solo donarlo a personaggi politici di spicco veramente elevato. Stessa cosa fanno con gli Akalteke, loro hanno due patrimoni molto evidenti, sono il cane che non può uscire per nessun motivo, non è possibile imbarcarlo, non si può far niente, se ti beccano esportare un bene governativo ti buttano in un carcere, che poi tutti questi dettagli frequentando i turmeni li ho conosciuti bene, perché poi cioè, questa mia guida è venuta due volte qua a trovarmi proprio in questo allevamento, ci siamo incontrati in altri posti eccetera,
Adesso stiamo organizzando, non so quando, di andare in Afghanistan insieme, perché lui si occupa, si è specializzato. Dice, dopo aver portato te ho capito l'interesse che hanno le persone europee per queste escursioni strane. E quindi sta portando americani in una parte dell'Afghanistan. Dice, appena finisce questa cosa cerchiamo di organizzare, perché c'è una fascia di Afghanistan che si può andare, non è pericolosa. Porto gli americani e a volte incontro dei cani che ti fanno impazzire. Quindi dicevo, un'altra cosa che capì è questa: quando la gente vi dice no, questo arriva direttamente dal Turkmenistan, sì, cioè manco se sei credo che non te lo farebbero arrivare, manco se sei il presidente del consiglio. Quindi sono ste bugie, sapete come si fa? Basta che un allevatore russo abbia chiamato l'allevatore Turkmen, come Legendary Turkmenistan, e tutte loro vedono Turkmenistan e dici, vedi, leggi qua, c'è scritto Turkmenistan, ma dal Turkmenistan non possono uscire i cani, come non possono uscire i cavalli, a meno che, però i cavalli ormai si sono organizzati attraverso tutto un profilo. Ma poi c'è un'altra cosa, sarebbe veramente difficile, ma ve lo racconterò poi in Uzbekistan, no, in Tagikistan, come è difficile poter far arrivare un cane che sia riconoscibile dalle ASL italiane, anche europee, quindi importabile regolarmente. Quindi altra cosa che non immaginavo che era possibile importare direttamente dal Turkmenistan, e lo imparai andando in Turkmenistan. Poiché ci sia un'influenza incredibile, ormai anche laggiù, nelle città, di quello che il cane, che interessa sotto il profilo della cinofilia commerciale, è scontato, che i cani di grossa taglia vengano prodotti in Turkmenistan è assolutamente vero, ma non sono i turmeni che hanno fatto questo, sono i russi che in 100 anni di Unione Sovietica hanno capito qual era il business e hanno impiantato questo business in Turkmenistan, che siccome rende soldi a tutti, perché il cane, per com'è oggi nel 2021 nei paesi occidentali, che sono disposti a pagare, perché un turmeno non mi dà manco mezzo dollaro per un cane, allora laggiù dove c'è business tutto può realizzarsi. Addirittura c'è un libro che oggi ha emesso il governo turmeno, e c'è una statua che hanno fatto che è ridicola, cioè nel senso non c'è un cane di tutti i pastori fotografato, filmato, studiato con loro, che possa assomigliare a questa statua e che possa assomigliare a molti soggetti che hanno messo su sto libro, come il libro dell'Alabai Turmeno da pubblicizzare, che è quello che viene dato agli allevatori, perché bisogna soddisfare un mercato legato alle esposizioni, perché qua è vietato il mercato dei combattimenti, perché fosse già in quei posti dove è ancora concepito i combattimenti, che loro vogliono utilizzare cani turmeni, non possono essere quelle morfologie sicuramente a diventare famose, perché un cane così grosso non ha la resistenza, dopo un momento, cioè, a meno che uno non voglia attribuire tutto ciò che abbiamo visto nei film di Bud Spencer, che con un pugno ci atterrava tutti, è immaginabile che un cane da 80 kg possa sostenere certe cose. Quindi due cinofilie completamente diverse, come da sempre vi dico, quella da lavoro, dove bisogna andare sul posto a vedere i cani che lavorano, che facciano la guardia alla casa, che la facciano al gregge, che la facciano contro altri cani perché organizzano gli incontri, eccetera, e dall'altra parte quella della fantasia, della morfologia, di tutto quello che, siccome non c'è nulla da dimostrare se non le proporzioni, allora a quel punto si può raccontare di tutto. Anch'io vi potrei raccontare di tutto adesso, se non devo dimostrare nulla. E niente, quindi quella fu un altro aspetto. Un'altra cosa veramente interessante, per una pura fortuna, ebbi occasione di vedere una domenica mattina a uno di questi incontri che combattevano, mi accadde un episodio che io lo pensai come remunerativo per tutti i disagi e per tutti i soldi che avevo speso. A un certo punto
che era questa mattina, organizzavano tutti questi incontri perché fanno un torneo, ne creano un campione che poi viene proprio messo in un calendario, ogni anno c'è un campione, eccetera, eccetera. E questo che mi diede la possibilità di entrare in tanti ambienti, che era amico di Abdullah per un puro caso, era proprio l'allenatore, è stato l'allenatore di questi campioni di questi ultimi anni, molto tenuto in considerazione. Ovviamente anche Kakis Karizov era presente sempre a questi combattimenti con dei soggetti, dei loro cuccioli, perché loro allevano specialmente per questo. Se si parla della città, cioè l'utilizzo che viene dato specialmente in Turkmenistan è quello: o sono cani che trovi nelle greggi che proteggono il bestiame dai predatori, o se sono nelle città, l'unica cosa che li rende a loro è fare dei cani forti, perché in quel posto dove, insomma, se vi siete andati a vedere, volete andare a vedere come sono messi a livello di dittatura in Turkmenistan, non è che hanno tante soddisfazioni, e quella è una delle poche cose, tra l'altro ufficialmente vietata per motivi religiosi, ma poi concessa perché non è che abbiano altre tante distrazioni. Là il lockdown è sempre, cioè da quando nascono hanno sempre un lockdown, hanno sempre i coprifuochi, hanno sempre tutti i problemi del mondo, loro poverini ce l'hanno sempre avuti. E una cosa che ebbi modo di vedere e mi, si può dire, ripagò di tutto quello che avevo speso anche a livello proprio di energie e di incazzature eccetera, è che quella domenica Abdullah mi disse: guarda, per una fortuna incredibile tu adesso vedrai come si comporta un cane dei pastori, perché c'è un ragazzo giovane che ha fatto un sacco di chilometri, ha rubato il cane a suo padre, l'ha portato qui e lo vuole fare combattere perché lo vuole vendere, e lui rideva anche se il papà non sa, perché in questo periodo transitivo fra i pastori che vivono nel deserto non hanno nulla, ma veramente nulla. I figli che crescono però grazie alla televisione, che permette solo canali locali, ma li permette, grazie alla macchina fotografica, ai telefonini che non avevano ancora i filmati a loro, però potevano mandarsi messaggi. Cosa ha creato? Quello che ha creato in Africa e in tanti altri posti. I figli sono frustrati sapendo che avrebbero altre possibilità, ma a dire la verità queste possibilità, anche se in modo limitato, le vedono, perché per uno che sia cresciuto nel deserto e abbia incontrato nessun altro se pochi figli di altri pastori, e si sono sposati a volte fra figli dei pastori, anzi a volte, quasi sempre, infatti credo che ci sia un'elevata consanguinità. E nello stesso tempo, per tanti anni non ci sono state alternative, è ovvio che non... c'è solamente poter andare ad Asgabad e vedere che esiste un supermercato di prodotti gran parte sconosciuti a noi, ma nello stesso tempo assolutamente attraenti, accattivanti per loro. E beh, portando i giovani nelle città, vogliono diventare moderni a tutti i costi. Quindi quella domenica il destino volle che uno si era preso un cane che pensava appunto di poter far combattere al torneo per magari guadagnare qualcosa. Poi si voleva vendere sto cane, era l'intenzione, eccetera. E allora vidi questa scena che mi ripagò di tutto. I vari cani che si scontravano, tra l'altro una cosa strana, selezionati per non essere efficaci, un'altra cosa che mi meravigliò molto, perché i cani che praticamente hanno degli scontri nel deserto, con a volte ma poche con i lupi, che loro dicevano che qualche volta può essere accaduto, mai a vantaggio dei cani, non ho mai sentito un pastore che dicesse quello, ma molte volte fra cani dei pastori, erano molto, utilizzavano strategie molto efficaci, perché i cani o decidono di non scontrarsi quando fanno le transumanze, perché sanno benissimo che scontrarsi vuol dire farsi male e di conseguenza poi
rischiare di non star dietro la transumanza. A volte perdere il gregge vuol dire morire, perché arrivano i predatori nella notte, il cane non ha niente da mangiare, non trova niente nel deserto, a volte è lì quasi che muore di sete, e cosa fanno? Se lo mangiano i predatori. Quindi o non litigano, o litigano veramente per vedere in tempi brevissimi chi può avere la meglio. Quindi che cos'è che fanno? Quando litigano non si mordono alla collottola che non crea danni, si mordono alle zampe. Infatti quando voi vedete i cani a litigare dei pastori, ed è una caratteristica che a volte riportano i cuccioli di alcune mie cucciolate, che quindi quando litigano loro più o meno sui 2 mesi, ce n'è già alcuni che hanno l'istinto di prendere le zampe anteriori dell'altro cane, non si vogliono mordere al collo o in faccia come si vede molte volte nei combattimenti di altri cani da presa eccetera, no. Cercano di prendersi le zampe, ed è curioso vedere come molti cuccioli imparino già a tirarle dietro. Quella è una questione genetica. Infatti i cani da gregge, quando litigano, poi andando in deserto lo vidi più di una volta, litigano con muso contro muso e cercano continuamente, fanno una lotta che sembra proprio una lotta, cercano di andare a zannare la zampa anteriore dell'altro. Poi a volte, se non riescono con le anteriori, provano le posteriori, perché la zampa del cane è uno dei posti più micidiali. Cioè il cane vuole da gregge essere morsicato al collo, perché intanto nella bocca dell'avversario rimarrà solo tutta quella pelle che vedrete quanta ce n'è attorno a un cane da gregge. Infatti laggiù questi cani con un po' di giogai eccetera sono ancora più apprezzati, dicono che sono di linee sangue molto antiche eccetera. Però per poter mettere fuori combattimento l'altro cane è necessario prendergli le zampe. Mentre questi cani che io ho visto molte volte a scontrarsi nelle città, quel tipo di combattimento ritenuto da loro non sportivo non è ciò che vogliono loro. Primo, perché i combattimenti durano troppo poco, basta che un cane prenda la zampa dell'altro, la morde talmente forte che l'altro inizia a cainare tantissimo, può anche spezzargliela e se sangue eccetera, e quindi non è ciò che vogliono loro. Loro vogliono e selezionano cani che non hanno più nulla a che vedere con i cani da gregge, che facciano durare tanto questi combattimenti, cioè nel senso che si mordano tanto alla collottola, in viso eccetera, e quindi mordono e durano, cercano di atterrarsi, e quando sono a terra ancora eccetera, quindi in modo che, siccome tra di loro le scommesse esistono alla grande, ci sia possibilità di scommettere, ci sia la possibilità di fare tutte queste cose che ovviamente io non condivido nel modo più assoluto, però andando in quei popoli insomma è come quando si andasse in un popolo di cannibali, se sono cannibali quindi si mangiano le persone, quindi quando uno va a vedere ciò che accade in un altro stato è ovvio che non è che si può andare là a dire cosa è giusto o cosa non è giusto, bisogna osservare, capire, imparare e vedere quale grande differenza c'è può esserci insomma da un modo di pensare all'altro. E allora cosa accadde di veramente incredibile? Che questo ragazzo arrivò veramente, loro lo sapevano, perché lui aveva già telefonato a uno di questi proprietari di cani, aveva già detto che sarebbe arrivato, e lo vidi, mi ricordo come fosse ieri, con un cane legato a una corda, il cane era bianco e marrone con qualche pallino nero, arrivò con questo cane legato a una corda perché lui voleva farlo combattere con i cani. Allora, ci fu una cosa veramente incredibile, liberarono i due cani, il cane, quello da combattimento, partì contro l'altro cane, si aspettavano tutti, chissà che reazione dal cane da gregge, il cane da gregge si girò all'incontrario, mise la coda in mezzo alle gambe e iniziò a correre via nel deserto con l'altro che ne correva dietro. Allora, scene che si possono vedere solo in quel mondo, salirono tutti sulle moto, salirono tutte sulle automobili, iniziarono a inseguire questi due cani, cioè nel deserto, per vedere che cosa sarebbe accaduto. Io anche fui spinto in un'automobile, partimmo ad andare dietro a questi cani, a un certo punto vidi cosa, poi capii, ma in quel momento mi meravigliò, che a un certo punto il cane da gregge si fermò e decise che non aveva più intenzione di scappare, ma specialmente capì che il sottrarsi dal combattimento non sarebbe stata la cosa migliore per la sua sopravvivenza. All'inizio pensava che questo ambiente che lui non aveva mai visto, fatto di automobili che non aveva mai, forse aveva visto uno o due, ma non, tutta sta folla di gente dove lui aveva imparato proprio da una selezione naturale a stargli lontano,
La cosa migliore per la sopravvivenza era scappare. Quando si rese conto che correndo perdeva fiato e non risolveva, si fermò. Io vidi proprio questa scena. Voi pensate che allora non c'erano i telefonini, tutto quello che io filmavo con una macchina fotografica, e ho fatto dei film. Se voi andate su YouTube, mettete Ezio Maria Romano, l'ho messo in inglese, Meet Aboriginal Doe, mettete Turkmenistan, Kirghizistan, tutto, mettete il nome delle città, vedrete che vedete i miei filmati di tutte queste mie escursioni. Però venivo preso dall'agitazione, la macchina a volte si spegneva, le pile, non avevo cambiato le pile, eccetera. Quindi quella scena purtroppo non riuscii a filmarla, ma c'era poi talmente tanta gente attorno a sti cani che probabilmente non sarei manco riuscito a mettere in obiettivo i due cani. Cosa capitò? Che quando il cane del pastore si trovò perso, attaccò l'altro cane e fu un macello, perché non si immaginò nemmeno di andarlo a prendere al collo e stare al gioco. Iniziò a morsicarlo in una zampa. Dopo 6 o 7 secondi l'altro cane stava subendo al massimo, si buttarono sia il cane, sia il proprietario, che era il figlio di questo cane da gregge, per toglierlo, sia altri a tirar via sto cane, perché quello del cane del pastore avrebbe ucciso quello che dovrebbe essere stato il professionista da combattimento, perché allenato muscolarmente, ma anche allenato a fare un tipo di combattimento che non era per nulla vincente nei confronti di un cane che aveva molta esperienza del gregge e non lo sarebbe stato minimamente contro i predatori, perché i cani molto aggressivi contro i predatori fanno una brutta fine. La natura premia sempre la media delle cose che si fanno, la media degli interventi. Se ci pensate un momento, la sopravvivenza in natura degli animali è sempre una media fra abbastanza coraggio ma altrettanta diffidenza, aggressività ma anche autoconservazione, eccetera eccetera. E lì ebbi proprio la prova, la vidi con i miei occhi e mi bastò veramente. Poi questa cosa la sentii poi a raccontare da migliaia di pastori, ma questo era il mio primo viaggio e neanche farlo apposta. Avevo scelto lo stato più difficile in assoluto, dove tra l'altro non mi avevano, per questione di permessi governativi, permesso a questo mio primo viaggio di incontrare ciò che volevo io, cioè ovvero i cani gregge. Però ebbi modo di fare questa bellissima esperienza che mi bastò già per remunerarmi di tutto ciò che io avevo speso sotto tutti i punti di vista. E tanto per dire il finale, il figlio del pastore, tutto deluso, che ritornava per farsi di nuovo tutta la strada verso il deserto e raggiungere le gregge dove c'erano gli altri cani, dove nessuno aveva comprato il suo cane perché non era il cane che gli interessava, un cane che scappa. Questa era stata una curiosità, ma loro non vogliono cani che scappano, loro vogliono cani, qualcuno dice, e me lo confessarono in Uzbekistan, in Uzbekistan mi confessarono questa cosa, che qualcuno, e io pubblicai anche delle foto che non so dove sono perché è un sito pieno di foto, di come venivano fuori i pastori dell'Asia centrale, poi accoppiati con pitbull, con dog argentini, cani che loro avevano per togliergli questo istinto di autoconservazione che avevano normalmente i cani a gregge e dargli questa aggressività che li inducesse ad attaccarsi. Infatti loro erano praticamente così gli alabai, che almeno quelli che tutti riconoscono come alabai, che io vidi ad Asgabat. Ed è già questo uno dei motivi che determinate linee di sangue io non le tenni mai in considerazione, nonostante me le proposero mille volte, nonostante tutti dissero no, ma i cani di Romano sono meticci, ma guarda come sono piccoli, ma guarda come sono brutti, però io ho sempre avuto la certezza che quei cani erano i veri cani da gregge, di provenienza autentica di quelli che lavorano con i pastori, e non ho mai minimamente tenuto in considerazione, qualcuno mi mette dei commenti se i miei sono pastori dell'Asia centrale nani, se io, ma io li ho sempre lasciati parlare, perché scambierei volentieri delle chiacchiere con gente che abbia fatto il mio stesso percorso e abbia fatto gli stessi miei studi. Gli altri, è ovvio che se uno vede, e magari in un gruppo dove postano tutte queste foto, è ovvio che
non possiamo parlare di cose completamente differenti. E quindi questo pastore, tutto deluso, me lo ricordo come fosse ieri, poverino. Gli altri erano vestiti decentemente, lui non aveva bisogno di dire che arrivava dal deserto, aveva un paio di pantaloni che credo che gli avessero dato quando era bambino, avevano sempre trascinato in terra nel deserto, credo che erano dei genitori, guardate, non me lo potrò. I capelli penso che gliel'avesse tagliati il papà con quelle cose che tra l'altro ne recuperai un paio e me le portai anche a casa, che tagliavano a mano la lana delle pecore. Guarda, quella scena ce l'ho veramente. E il cane, non appena fu al guinzaglio del proprietario, salterellando, perché era un cane da transumanza che poteva fare 1000 chilometri nel deserto, se ne andò, e gli altri che cercavano in tutti i modi di prendere sto cane, che in poco tempo ne aveva prese a non finire. Adesso non entro nei dettagli, ma non sapevano bene cosa avrebbero voluto fare poi di questo cane. Ecco, vi lascio con questo discorso e ci devo pensare se fare la terza parte oppure no, nel senso che dopo di lì feci, ma credo che la farò la terza parte, perché questo è tutto ciò che vi ho raccontato di Ashgabat e dintorni. Invece magari vi farò ancora un filmato, che non so quando, forse venerdì, sabato, perché adesso per un po' di giorni sono impegnato tra consegne e alcune cose che devo fare con i pastori, della terza parte, quando partì per da Ashgabat per raggiungere Tejen, Mari e Turmengabad, fino poi a passare la frontiera, che a passare la frontiera si andrà un solo filmato per raccontarvi cosa ci accade in quello che viene chiamato territorio di nessuno, di alcuni chilometri, che è il passaggio militare da Turkmenistan a Uzbekistan. Vi ringrazio tanto per avermi seguito. Daniela, ti vedo nei commenti, ti ringrazio che mi hai difeso, ma non sprecare energie. Ti ringrazio tanto per l'affetto dimostrato, che mi hai difeso in alcuni commenti, ma io non temo minimamente ciò che mi scrivono le galline spennacchiate che a volte arrivano sulla mia pagina, anzi le tengo perché spesso potrei cancellare con clima, mi vengono bene perché poi innescano delle discussioni e l'algoritmo di Facebook gratuitamente mi diffonde i miei post. Quindi ti ringrazio tanto, ma non sprecare l'energia in questo, che non è il caso. Non temo i commenti delle galline spennacchiate o dei galletti ringalluzziti che sono sempre d'accordo lì nei loro appartamenti e nei loro computer di insegnare la cinofilia a tutti, e loro a volte hanno un barboncino che stanno accarezzando sulle ginocchia. Bene ragazzi, vi saluto, grazie per l'affetto che mi dimostrate, poi vedo che tantissimi vedono poi i filmati e poi vedrete che vi rispondo più tardi. A presto, buona giornata e buona